Salve a tutti amici di Triskel Pixel, io sono il vostro imbucato. Siamo qui con Kratos, finalmente siamo arrivati da là in fondo, passeggiando tranquillamente fino alle porte qua, dopo aver ripreso la torre di Jotunheim. Peccato, dopo mi farò dei giri appena avrò finito il gioco. Comunque, adesso andiamo a Jotunheim. Avete niente da dire? No, boh, bene. Ciao. Non so cosa troveremo a Jotunheim, ma dobbiamo coprire le nostre tracce. I corvi diranno a Odino che la torre è tornata e i nostri sforzi non devono andare a suo vantaggio. Certo. Ecco, non uccisi i corvi. Oh, guarda, una torre. Aspettate, non funzionerà. Cosa? Manca il cristallo del viaggio. Tyr avrà usato i suoi stessi occhi per rifrangere l'energia. Non male. Quali gli stessi occhi? Ho un occhio, uno solo. Odino mi ha cavato l'altro proprio per impedirmi di viaggiare. Scusate, pensavo avrebbe funzionato. Che ne ha fatto Odino del tuo occhio? Se l'è tenuto. L'ha nascosto da qualche parte, temo. Siamo arrivati fin qui. Troveremo un modo. Ascoltate, è un azzardo, ma per anni ho visto Sindri e qualche volta Brock curiosare vicino a quella montagna quando arrivava Odino. Forse sanno qualcosa. Brock e Sindri. Ok, andiamo a parlare con i due. L'uomo galante e il bestemmiatore. Ragazzi, ho una domanda. Dove possiamo trovare l'altro occhio di Mimir? Oh. Beh. Mi dispiace. In effetti Odino mi chiese... Oh! Voleva che ricostruissi... Me lo fece vedere e io... Rifiutai. Scusate, perdonatemi. Non è stato molto utile. Beh, sai, fu quella volta in cui Odino mi venne a cercare per costruire una statua con uno scomparto nascosto. Siccome non si trattava di armi e gli Aesir non erano altro che un mucchio di stronzi butterati, anch'io rifiutai. Ma so che venne costruito lo stesso. Che statua era? È quella di Thor, quella nel lago con gli attributi in mostra. La statua mangiata dal serpente. Mi dispiace. Ora va meglio. E come facciamo a guardare dentro al serpente? Dentro? Oh no! Poveretto. Andiamo a vedere che cosa ne pensa il serpente del mondo. Ok, ragazzi. Bene, ragazzi, non so cosa ci riservi il futuro, ma ora è il momento giusto per preparare a tutti di nuovo al corpo. Ho tutto l'equipaggiamento pronto. Non ho bisogno. Di miglioramenti. Io sono già a posto. Pronti! Tosta tu inismo fa.
è scomparso? Lui pensa che sia ancora nel suo stomaco. Ha aperto le fauci perché entriate dentro la bocca per dare un'occhiata. Davvero? Comunque, neanche lui ne è così entusiasta. Ma lo facciamo davvero? Ci faremo inghiottire dal serpente? Puoi non venire. Io non me lo perdo di sicuro. E chi non vorrebbe farsi inghiottire da un serpente gigante? Io di certo. Sicuro che sia una buona idea? Certo. No. Fratelli miei, sono stato in tanti luoghi strani, ma questo non scherza. Sì, neanch'io sono mai stato nella pancia di un gigante. E tu? Non di uno che non volesse mangiarmi. È una reazione prevedibile a questo punto. Ci siamo. È buio. Non ci vedo. Sognavo spesso di essere mangiato. Dei sogni non bisogna. Non ho paura. Mi ha solo fatto ricordare come mi sentivo quando ero bambino. Troviamo la statua. Oh, delle navi. Ah, l'odore è migliore di quanto pensassi. Ricorda la birra all'erica che fermenta. È piacevole. Sei così strano. Laggiù c'è qualcosa. Ah, qui l'acqua sembra che bruci. È acqua, non è vero? Sì, più o meno. Un po' di sì. Qui. Ecco il martello. Rientriamo. Vi solo sento che non potremo rientrare. Non potremo più rientrare. Troviamo tutto. Se fosse più vicina. Devo ritornare giù, mi ero dimenticato che c'era. Quella parte. Vedo qualcosa là. Mimir, dove avrà messo il tuo occhio, Dino? Non lo so, mica posso vederci da quell'occhio. Non sarebbe una cattiva idea, però. Provare a vedere.
è così illuminato. Sì, è un occhio. Forse dovrei piantarmelo in testa per non perderlo. Piano, dai, piano. Grazie, fratello. È bello riavere la profondità visiva. Atreus? Ok, ora si esce. Ritorniamo a Jotunheim. Come va, Mimir? Beh, non posso dire di sentirmi di nuovo completo, ma è un miglioramento. Il Bifrost è intatto. Andrà bene. Allora abbiamo tutto. Andiamo verso Jotunheim. Ora nessuno ci fermerà. Hai mai sentito l'espressione sfidare la sorte? La sorte è una menzogna degli... degli dèi, sì, certo. Sei proprio figlio di tuo padre, non c'è dubbio. C'è anche un altro detto. Quindi come usciamo? Segnaliamo. Venete. Che succede? Ecco. È stato piuttosto terrificante. Che la nostra presenza disturbi la pancia di Jormungandr. No, qualcosa non va. Che gli succede? Non va bene. Meno male, è finita. No. L'hanno colpito. Cos'è? Sbrighiamoci. Non posso che concordare. Ragazzo! No! Ah, sto bene. Mi ci sto quasi abituando. Che gli è successo? Siamo stati noi? No. Qualcos'altro. Il gigante è morto. Perché il serpente ci ha lasciati qui? Guarda! Freya, possiamo fidarci di lei, giusto? Finché non ne siamo certi, tieniti a distanza. Il serpente del mondo. Che gli è accaduto? Speravamo lo sapessi tu. Sei lontana da casa. Sto cercando mio figlio. Grazie a voi. Vedo le cose più chiaramente. Non sai dove si trova? No. Ma tra boschi e campi echeggia il suo nome. Dovrebbe trovarsi qui a Midgard. Da quanto non lo vedi? Da molto tempo. Troppo, casomai. Da prima che tu nascessi. Perché sei così distante da me? Che cosa c'è? È successo qualcosa? Laggiù! Lo sapevo che colpendo il gran serpente vi avrei fatto uscire allo scoperto. Avete una qualche idea, una vaga idea di quanto mi siete costati? Sì. Figlio mio,
Madre. Sono qui. Non scappare. Non ne ho nessuna intenzione, madre. Lo so che sei ancora arrabbiato. Lo so che quello che provi non è cambiato, ma io voglio... Che cosa provo? Cosa provo io? Sai, ho passato gli ultimi 100 inverni a immaginarmi questo momento. Ho ripetuto nella mia testa tutto quello che ti avrei voluto dire, ogni parola, perché tu capissi esattamente quello che mi avevi rubato. Ma adesso mi rendo conto che ormai non mi interessa che tu capisca niente. Non ho bisogno di te per niente. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente che... Sulla strada che hai scelto, la vendetta, non troverai la pace. Io lo so. A te io penserò dopo. Prima la famiglia. Non ti è bastato? Sei sicuro che non ti passi a te? Devi andare, ti prego. No, ma il sogno. Meglio che tu stia lontano, ragazzo. Non sarà un bello spettacolo. Non gli farai del male. No, ragazzo. Come vuoi. Fermo! No, Atreus. Tu sanguini. Respira, ragazzo. Respira. Non è il mio sangue. Ah. Che sta succedendo? Posso sentire il dolore. Posso sentire tutto quanto. Ora è vulnerabile. Questo non lo farai. Che succede? Freya vuole ucciderci. No, hai sentito il vento? Ci muoviamo. Quella freccia, Baldur ha colpito il vischio. Nella cinghia della faretra. Il vischio l'ha ferito. Per Freya era maledetto. Non solo, l'incantesimo si è spezzato. Può essere ucciso. Certo, ora ricordo tutto. Adesso ricorda. E dai. Controlla quella cosa. Non vi rischiate, lo farò ragionare. No, donna. Non puoi. Vuole ucciderti. Nessuno può fermarmi! Neanche tu! Dov'è? Non mi importa se mi uccide. Io lo proteggerò. Non lo lascerò morire. Commovente. Presto sarà tutto finito!
là! La devi smettere! Ora! Mi sento! Non mi sono mai sentito così vivo. Ora basta! Ancora! Ne voglio ancora! Ugh!
forza, Atreus! Io voglio ringraziarvi. Nemmeno il padre di tutti era riuscito a compiere ciò che avete fatto voi. Non mi ero mai sentito così vivo. Iron. Cosa? Perché? Non morite! Atreus, hai imparato la lingua dei giganti. Avanti! Fallo! Fallo! Fermati, ti prego! È sconfitto, padre. Alla nuocera. Tu non ci darai più la caccia e non la toccherai. Non mi serve la tua protezione. Farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai di interferire nella mia vita. Io cercavo solo di proteggerti, volevo... Ho fatto molti errori, lo so, ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io ho pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisca, se vedermi morto risolverà le cose, non ti fermerò. Lo so. Cosa? No, padre! Ti voglio bene. Io ti... Perché?
ti importa? Perché non sei andato via? La storia finisce qui. Dobbiamo essere persone migliori. Freya, lo ha scelto lui. Farò piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Esibirò il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno e darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hell. Questa è la mia promessa. Ti ha salvato la vita. Mi ha privato di ogni cosa. Di ogni cosa. Tu sei un mostro. Tramanderai la crudeltà e la collera. Non cambierai mai. Allora non mi conosci. Io ti conosco abbastanza. E lui? Ragazzo, ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello El era tuo padre. È questo il destino degli dei? Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremo gli dei che scegliamo di essere. Non quelli del passato. Tu non diventerai come me. Dobbiamo essere migliori. Mi sa che ora siamo noi i cattivi. Ai suoi occhi, sì. Lei non avrebbe mai fatto quella scelta. Finiamo questo viaggio finché ne ho la forza. Finché ne hai la forza. Lo so che salvarla era la cosa giusta da fare. Ma alla fine sembrava malvagia. No. Avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo! Lei sarebbe morta per farlo vivere. Solo chi ha figli può capire. Ti faresti uccidere da me? Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Andiamo al tempio di Tyr, un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende. Ah, ragazzi, non credo che... Perché siamo costati a Baldur? Odino deve averlo convinto che seguirti a Jotunheim l'avrebbe curato. Tutte bugie. Il vischio ha spezzato l'incanto. La magia Vanir è potente, ma le sue regole sono viscide e sfuggenti. Sono sicuro che hanno senso per le streghe. Ah, oh, che tragedia.
Baldur è stato il più grande dono di Odino a Freya, l'unica cosa del loro matrimonio a cui teneva. Voleva risparmiare a lui il dolore e a se stessa la perdita, ma impulsi simili spingono i genitori a prendere decisioni terribilmente stupide. A questo punto, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio, che sarà l'arrivo a Jotunheim finalmente. E dai, ciao.